Il debito pubblico italiano salirà al 120% nel 2011 e il deficit resterà sopra il 5%. Sono i dati della nuova stima dell'OCSE. Per quanto riguarda il PIL, invece, si prevede in Italia un calo del 4,8% quest'anno, una crescita dell'1,1% il prossimo e dell'1,5% nel 2011. Secondo l'OCSE, in Italia l'attività ha ripreso nel terzo trimestre con il miglioramento delle condizioni finanziarie che ha aiutato a ricostruire la fiducia e spingere la domanda interna. E dall'OCSE qualche critica alla misura dello scudo fiscale varata in Italia. Voto finale oggi alla Camera sul decreto Ronchi, che contiene anche misure di liberalizzazione dei servizi idrici. Ieri il governo ha ottenuto la fiducia, alcune regioni non sono favorevoli. Vasco Errani, presidente della conferenza delle regioni, ha detto: nel decreto ci sono forzature che calpestano la leale collaborazione istituzionale. Dalla Corte Suprema brasiliana è arrivato il via libera all'estradizione in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti, condannato in contumacia all'ergastolo in Italia per 4 diversi omicidi. I giudici hanno stabilito che i reati per cui era stato condannato non sono di natura politica, per questo lo status di rifugiato politico concessogli a gennaio non è da considerarsi legittimo. I giudici hanno però stabilito che l'ultima parola sull'estradizione di Battisti spetta al presidente brasiliano Lula. Soddisfazione per la decisione nel mondo politico italiano in attesa della scelta di Lula. Gli italiani leggono meno ma navigano di più su internet. A farla da padroni, i social network che nell'ultimo anno hanno registrato un netto passo in avanti con 19 milioni di utenti in Italia. Questi sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto Censis sui consumi mediatici. In cima alla classifica italiana Facebook e YouTube, mentre la lettura dei quotidiani a pagamento almeno una volta a settimana passa dal 67% al 54,8%. E una leggera discesa è stata registrata anche nella lettura dei libri. Ilaria Pedrini, RTN Italia.